Il mare cela ancora numerosi relitti con le loro storie e tragedie. L'attività di ricerca e identificazione, condotta da esploratori e studiosi per riportare alla luce la loro conoscenza e storia, è in continua evoluzione. Le Yanti D Expeditions ne sono l'espressione più rappresentativa. In questa avventura si sono cimentate nella ricerca dell'identità di un relitto senza ancora un nome. Sarà quello del piroscafo trasporto truppe della Regia Marina Monrosa, affondato il 25 ottobre 1941, in navigazione dal Pireo all'isola di Creta. Le Yanti D Expeditions si organizzano per questa spedizione ricevendo l'onore di portare la bandiera dell'Explorers Club di New York e selezionando i migliori subacquei e specialisti a disposizione. Il Monrosa era appartenuto alla società anonima Navigazione Alta Italia di Genova e nel novembre 1940 fu requisito dalla Marina e adibito al trasporto militare. Nach der vernichtenden Niederlage in Griechenland zogen sich die Reste der geschlagenen englischen und griechischen Armeen nach Kreta zurück. Diese Insel im östlichen Mittelmeer ist von größter strategischer Bedeutung. Nel giugno 1941, i paracadutisti tedeschi, con un'ardita operazione, conquistano l'isola di Creta. Truppe italiane vengono mandate per mare a rinforzo. Il Monrosa è addetto al loro trasporto e imbarca fanti e quadrupedi della divisione Siena. La Yanti D Expedition Monrosa si compone di 10 membri italiani e 5 greci. L'organizzazione è complessa, comprende briefing, meticolosa analisi dei gas, attenta preparazione delle attrezzature. Il giorno della prima immersione si avvicina. Il Monrosa viene affondato alle 13:18 del 25 ottobre 1941 al traverso dell'isolotto di Patroclos dal sommergibile inglese Triumph. Nell'affondamento perirono 148 uomini tra marinai e soldati del Siena. L'attività degli esploratori e ricercatori è intensa. Il relitto è esplorato, misurato, fotografato e filmato nei dettagli. Grande attenzione è dedicata alla sicurezza dei subacquei e all'uso dell'equipaggiamento più moderno. Le immagini vengono analizzate nei debriefing. Ogni dettaglio corrisponde con i disegni tecnici del Monrosa. La prova regina è trovata. Le caldaie esplose vengono ritrovate sul fondo, sulla dritta della nave, così come viene descritto nel rapporto di affondamento della Regia Marina. La spedizione si conclude con un omaggio ai caduti. Ancora una volta, le Yanti D Expeditions hanno portato a termine con successo la loro missione.